Ciao! Allora, nuovo video sui prodotti terminati del periodo. Voi non avete idea di quanti prodotti ho da mostrarvi, quindi veramente devo fare in fretta perché sennò questo video durerà una vita come al mio solito. Parto prodotti random perché veramente ho un sacchetto pieno e quindi dovrei stare lì a dividerli e non c'ho testa, insomma. Allora, parto subito con un bagno schiuma. Questo è della nuova linea dell'Ergolario tra i ciliegi. Ed è buonissimo, davvero, ha una profumazione molto 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 primaverile e è proprio una coccola, diciamo, nel bagno. Tra l'altro carinissima anche la confezione, spero che si riesca a vedere con questa luce perché in effetti è un po' sparata. L'ha usata anche Mattia, nonostante sia effettivamente una profumazione femminile, quindi molto spesso mi diceva: ma un qualcosa di più maschile non esiste? E niente, alla fine gli ho dovuto comprare qualcosa di un pochino più maschile. Però è veramente molto molto buona e fa il suo dovere. Un prodotto per capelli, questo è il Color Freeze Rich Shampoo della Schwarzkopf. Aiuto, non chiedetemi come si pronuncia questo marchio perché non me lo ricordo. Ed è appunto della linea Color Freeze, è praticamente uno shampoo per capelli colorati. Come sapete, io non ho più i capelli, cioè non mi sto tingendo più, quindi questi sono i miei capelli. In realtà la parte finale sembra quasi uno chatouche, ma non è voluto, nel senso che sto lasciando scaricare il colore in modo che si tolga un pochino il rossiccio, però ogni volta che lavo i capelli continua a saltare fuori, quindi alla fine questo li teneva, diciamo, vibrante, lo teneva vibrante come colore e non lo faceva diventare troppo aranciato. Quindi comunque questo effetto mi piace, ma non è voluto ovviamente, cioè sto cercando di far tirare fuori di nuovo il mio colore un po' ovunque. Un altro bagno schiuma, e questo è piaciuto tantissimo a Mattia, è una confezione grossissima da 750 ml della Caloderma ed è il bagno crema rigenera con olio di argan e aveva una profumazione buonissima. Questo è proprio gourmand come profumazione. È molto buono come bagno crema, pur essendo appunto un prodotto reperibile, facilmente reperibile al supermercato. E niente, questo piaceva davvero tanto anche a Mattia perché ha questa profumazione un po' dolciastra che però è molto bella da sentire sulla pelle, ecco. Passo a un prodotto per la casa perché ho inserito anche i prodotti terminati per la casa e questo è un top, veramente. È il Duster Kit della Swiffer, quello appunto sono quei pannetti da applicare dentro il manico. Questa è la confezione con il manico e i 5 pannetti e davvero li sto usando tutti i giorni perché al posto del panno per la pulizia classico in microfibra, anche quelli della Swiffer, diciamo che di solito si usano per i pavimenti, questo veramente acciuffa tutto. Poi comunque è molto pratico perché è bello cicciotto e quindi veramente riesce a catturare tutto tutto tutto, quindi davvero super promosso. Costa un pochino, però io adesso ad esempio ho preso il pacchetto convenienza all'esse lunga e sono spesso comunque in offerta. Salviettine struccanti, queste sono quelle di Acqua alle Rose per pelli sensibili, la nuova linea per pelli sensibili e le adoro veramente. Le salviette di Acqua alle Rose della Roberts sono fantastiche. Struccano tutto, trucco occhi, trucco viso, tutto veramente. Io non uso mascara waterproof, quindi non ho problemi e con questo mi trovo benissimo quando non voglio fare, cioè non voglio, quando non ho voglia più che altro di fare la vera e propria detersione con un prodotto detergente o anche semplicemente prima struccare e poi detergere. Con questo vado a struccare alla veloce e poi ovviamente vado a risciacquare il viso o comunque a togliere i residui, però struccano davvero molto molto bene, sono super consigliate, soprattutto se vi piace la profumazione perché io la adoro. Altro prodotto per la casa, il Deox, questo è il Deox lavatrice, è il detersivo appunto per i panni e mi piace un sacco, è molto buono. Questo lo alterno al Dixan, lo alterno al Dash, comunque alla fine gira che ti rigira, i marchi sono sempre gli stessi. Mi sono trovata bene, l'avevo preso perché era in offerta ovviamente. Altro prodotto che non deve mai mancare in casa è la chiappa colore, questo è quello della Grey. Adesso sto provando quello sempre della Grey, ma è tipo super efficace con la scatola viola e devo dire che mi trovo molto bene. Secondo me ha un maggior potere assorbente
per evitare, diciamo, errori nella lavatrice. E comunque io lo uso sempre, ad ogni lavaggio ci deve essere sempre una salviettina di acchiappacolore, minimo. Se poi faccio quei lavaggi da 8 kg, devo metterne due. Altri due prodotti che mi piacciono molto sempre per la casa sono i panni per il parquet dell'Emulsio, questo è già tipo il secondo o il terzo pacco che uso, perché quando faccio, diciamo, la pulizia infrasettimanale, il lavaggio infrasettimanale del pavimento del parquet, utilizzo questi perché sono un po' pigri, non ho voglia di stare lì col secchio, e questi sono ottimi per diciamo, un lavaggio veloce, in modo da pulire bene il pavimento, lucidarlo un pochino e nello stesso tempo appunto non star lì a perderci troppo tempo. Questi altri sono fantastici e devo andarli a ritrovare perché non mi ricordo se li ho presi da Thibaut o da Lillapois, all'Esselunga non ci sono, e sono i panni multiuso igienizzanti della Braun che io utilizzo su tutto il laminato, sul tavolo della cucina, sul piano della cucina, dappertutto per pulire gli armadi, e comunque sono consigliati per tutto. E appunto sono igienizzanti e mi sono piaciuti tantissimo, devo solo andarli a ritrovare perché non so più dove li ho presi. Se avete degli altri panni simili a questi da consigliarmi, fatemelo sapere perché io li uso tantissimo. Altre salviettine struccanti, queste sono di Sephora ed è della linea Rose Cleaning Wipes. Allora, mi sono piaciute, ma non sono come quelle di Acqua alle Rose. Mi piace un sacco però la confezione richiudibile che, diciamo, ne preserva l'efficacia, mettiamola così, mi piace davvero tantissimo. Avevano anche questo un buon profumino comunque alle rose, però secondo me come potere struccante quelle altre sono sicuramente migliori. Non male, appunto, se magari avete il 20% di sconto da Sephora, andate a prendere queste e vi costano sicuramente poco. Ora non vi so dire a prezzo pieno quanto costano, devo essere sincera. Una maschera super top è questa della Pur Derm ed è la faccina del buon umore Illuminating Arbutin Mask. È praticamente una maschera con arbutin, vitamina E e tè verde che va a dare un effetto illuminante visibile. Veramente è una delle poche maschere in tessuto di queste rapide, diciamo, che mi ha dato un effetto luminosità pazzesco. Quindi super consigliata questa, e io ultimamente sto alternando o quelle idratanti o quelle illuminanti, perché come sapete ho una fissa per il viso luminoso, quindi questa davvero subito dopo dite wow, ma è la mia pelle, perché è luminosissima davvero, super super consigliata. Ho provato anche queste sempre della Pur Derm ed è l'Intensive Lip Care Gel Patch. E queste sono appunto dei patch da applicare sulle labbra per idratarle, ma devo essere sincera, piacevano di più a Mattia perché è stato tipo 15 minuti, 20 minuti senza che io parlassi, più che altro, ma io non ho notato un grosso potere idratante, rimpolpante delle labbra. Preferisco un bel burro labbra o un bel trattamento labbra più che una cosa del genere perché non mi ha fatto un gran effetto, ecco. Ho finito l'ennesima confezione di Clear Up Strip della zona T della Nivea, che sono questi cerottini che si usano per i punti neri e per me sono fantastici. Li usi sia per il naso sia per, diciamo, la fronte e il mento e vanno a rimuovere tutto. Li ha usati anche Mattia, anzi dobbiamo rifare un nuovo trattamento. Ciclicamente io li ricordo perché mi trovo molto molto bene con questi, secondo me sono super efficaci davvero. Ho finito anche una maschera della Ettang, di quelle bellissime da preparare perché bisogna miscelarle con l'acqua. Questa è quella allo yogurt Brightening and Smoothing Effect. Per il prezzo che hanno, queste non le ricompro. Cioè, mi piaceva l'idea di miscelarla, eccetera, eccetera, però l'effetto non è così visibile, quindi preferisco prendere altri tipi di maschere piuttosto che questa. Boh, non lo so, è solo molto carina da fare, ecco. Sapone per le mani, questo è di Borotalco ed è idratante con il profumo di Borotalco. Ci è piaciuto tantissimo, è veramente molto molto buono come sapone, facilmente reperibile nella grande distribuzione. A me il profumo di Borotalco piace un sacco, quindi consigliato. Due confezioni di dischette struccanti, o meglio, di queste ne compro veramente un sacco. Queste invece erano quelle della Sien,
della Lidl ed erano molto molto validi anche questi, un po' meno resistenti forse, però comunque per l'uso che ne devo fare vanno più che bene. Questi sono i classici dell'S lunga, i maxi dischetti, io ormai prendo sempre i grossi, quelli grossi diciamo, e anche questi sono molto validi, io prendo sempre questi qua, poi a volte se sono in giro provo altri tipi, però con questa diciamo questi sono una garanzia, quindi ve li consiglio. Ho finito una mini size del Bain Density di Kérastase, come sapete questi sono i miei shampoo preferiti, devo ricomprarli perché mi piacciono davvero tantissimo, ora ne sto testando diversi, però questi sono ottimi, costano un pochino, però su internet trovate anche spesso delle offerte e io ve li straconsiglio. Questo appunto uno shampoo che va a dare sostanza, texture e tonicità al capello, sono veramente molto molto validi, super consigliati. Crema mani, questa l'ha finita Mattia, l'ha utilizzata più che altro Mattia perché lui d'inverno ha delle mani secchissime, quindi è lì tipo la mo, e è della linea Nutriente Karité dell'Equilibra e gli è piaciuta molto, ha un buon profumo. Qualche volta l'ho utilizzato ovviamente anche io, però appunto notava una bella idratazione e ha scoperto appunto che alla fine devo usare creme con il karité, e quindi questa è sicuramente, diciamo, lui mi ha detto guarda effettivamente mi sono trovato bene, quindi io ve la consiglio. Di Estée Lauder vi mostro i patch, quelli appunto per gli occhi, gli eye mask, e sono appunto rilassanti, questi li uso quando magari smonto dalla notte ma devo fare qualcosa subito dopo e quindi devo cercare di rimettermi un pochino in quadro. Questi sono ottimi anche se hanno un prezzo un po' alto e cioè non fanno i miracoli ovviamente, però io noto una zona un pochino più distesa, meno gonfia, quindi davvero validi, li trovate appunto nelle profumerie, non hanno un prezzo economico, è vero. Burro labbra, ho terminato questo anti-age all'acido ialuronico dell'Erbolario, ottimo davvero. Questo mi ha salvato le labbra in più occasioni, soprattutto nelle giornate di vento o quando comunque iniziavo a sentire le labbra tirare, con questo le andate a idratare benissimo e fa il suo lavoro molto molto bene, quindi anche questo è molto consigliato. Io i prodotti labbra dell'Erbolario li adoro, comunque sapete che è uno dei miei brand preferiti per quanto riguarda questo tipo di prodotti, e questo ve lo consiglio assolutamente. Penultimo terminato, questo è un prodotto che in realtà ha utilizzato mia madre ma che gli ho chiesto di tenere la confezione, è il famoso Cold Plasma di Perricone. Lei l'ha utilizzato per un bel po' di tempo, ha detto che la profumazione non è delle migliori, in effetti è un po' chimica come profumazione, ma io l'effetto su di lei l'ho visto, è una donna di 60 anni quindi con ovviamente cedimenti un po' e rughe, però vi assicuro che con questo aveva una pelle diversa, gliel'ho proprio detto mamma, cioè, sembra molto più giovane con questa crema, e in effetti anche lei se n'è accorta perché comunque era più distesa, meno rughe, una pelle luminosa, quindi sembrava veramente molto più giovane, però vabbè la mia mamma è una figa quindi in realtà va sempre bene. È veramente valida, ecco, quindi so che costa una sassata, mi sembra che ci sia su QVC, però è molto molto valida, anche lei l'ha consigliata, quando poi le ho detto il prezzo ho detto no, non la vado a ricomprare, però super super consigliata perché l'effetto con questa si vede, ve lo assicuro. Infine, ultimissimo preferito, non so perché l'ho inserito qua dentro, comunque è un prodotto che io ho trovato all'Estée Lunga ed è la tortazza della Cameo, questa è la Apple Pie, praticamente una polvere che mettete nella tazza e questa gonfia e diventa una specie di torta dentro la tazza da colazione, la mettete in microonde appunto e in un minuto e mezzo due è pronta. È un po' chimica, cioè diciamo se volete proprio una cosa all'ultimo e uno dice ma voglio di un dolcetto, questa si può tenere ecco una o due buste a casa, però ovvio che 100 volte mila meglio una torta o anche semplicemente un dessert fatto lì sul momento. Pratica, quello niente da dire, non è malaccio, ovvio ce n'è di meglio, ecco. E niente, quindi questi erano tutti i prodotti terminati del periodo, fatemi sapere appunto quali sono i vostri, se avete mai provato questi prodotti, ovviamente se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!